Per la valutazione del rischio da Covid-19 secondo la metodologia INAIL, selezioniamo il rischio Covid-19 INAIL dall'elenco. Si caricherà la struttura d'albero. Nel nodo del rischio troviamo diverse schede. Nella prima scheda contenente la descrizione, associamo intanto il reparto dell'attività oggetto della valutazione, richiamando quello precedentemente già inserito nel progetto. Associamo pure le mansioni soggette a rischio Covid, richiamando quelle caricate nel progetto e inseriamole trascinandole con il drag and drop. Ci spostiamo poi nella scheda di valutazione. Richiamiamo dall'archivio codice Ateco l'attività ricercandola direttamente per codice Ateco, se questo è noto. Selezioniamola ed importiamola. Verrà indicata la classe di aggregazione sociale relativo al livello di rischio stabilito dall'INAIL. Se si vuole effettuare una valutazione personalizzata, è sufficiente abilitarla e indicare ognuna delle tre variabili richieste. Intanto l'esposizione, se bassa, media o alta, la prossimità, ovvero se il lavoro è effettuato da solo, con altri ma non in prossimità, con altri spazi condivisi, se prevede compiti condivisi o se effettuato in stretta prossimità con altri. Ed infine l'aggregazione, se la presenza di terzi è limitata o nulla, se è intrinseca, se le aggregazioni sono controllabili o se intrinseche controllabili. Quindi selezioniamo le voci attinenti al caso. I contenuti delle misure, della formazione e delle procedure sono già precompilati. Nelle procedure in particolare sono anche associate già delle procedure e istruzioni operative specifiche del coronavirus. A queste possiamo aggiungere un'ulteriore procedura specifica per l'attività di ristorazione oggetto della nostra valutazione, richiamandola dall'archivio delle procedure tra quelle presenti specifiche per attività. Il documento riporta le indicazioni operative da adottare per la protezione del personale dal contagio da Covid-19 nel settore della ristorazione. Anche la sorveglianza sanitaria, i DPI, i dispositivi di protezione collettiva e la segnaletica specifica Covid sono già precaricati. Confermiamo le modifiche con il check verde presente nel menu in alto. Per completare la valutazione bisogna generare il rapporto di valutazione. Il tasto Composizione automatica crea la tabella nella quale è indicata la fascia di rischio in cui ricade l'attività, ovvero le mansioni e i reparti associati, e le relative misure di sicurezza da intraprendere. Prima di completare la valutazione, possiamo vedere che in corrispondenza della cartella rischio Covid-19 INAIL sono presenti due documenti già precompilati: la descrizione del rischio e il glossario e il criterio di calcolo adottato per la valutazione. Avendo associato delle procedure all'interno della valutazione, delle quali nella scheda relativa è visibile solo il titolo, è fondamentale per ritrovarne il contenuto di questa stampa effettuare nel nodo Procedure una sincronizzazione delle procedure, che andrà a caricare tutti i documenti associati, riportandone il relativo contenuto. A questo punto possiamo passare alla stampa della relazione. Premiamo su OK e attendiamo che venga elaborato l'anteprima del documento. Visualizziamo in anteprima il documento generato scorrendo le pagine tramite i comandi presenti in alto. È possibile esportare la relazione sia in Word in formato doc che anche in formato PDF. Chiudiamo l'anteprima di stampa per ritornare al progetto.